Nel video di oggi andremo a vedere la lineup dei piloti del 2023, andremo ad analizzare ogni coppia di piloti e andremo a rispondere alla domanda: quale team ha la coppia migliore di piloti in griglia? E quindi vedremo la classifica dal team peggiore al team migliore. E ci tengo a sottolineare che andremo a valutare solamente il talento dei piloti, quindi questa classifica sarà sulla base dei due piloti insieme, quindi una media del talento dei due piloti, confrontando quella coppia con tutte le altre coppie in griglia. E in questo modo possiamo anche vedere quindi quale team è più propenso a fare più punti durante la stagione. In più vi dirò anche le mie aspettative su ogni pilota per il 2023. Possiamo dire che con questo video farò una sorta di bigliettino con tutte le cose che mi auguro succedano nel 2023 per ogni pilota. È un po' una sorta di previsione futura. Ma prima di continuare, fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo con questa classifica, se avreste qualche cambiamento da fare, ma soprattutto sono curioso di sapere la vostra coppia migliore di piloti in Formula 1 del 2023. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Se vi piace questo genere di video, lasciate un like per supportare la serie La Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video al giorno dove parliamo di un argomento del motorsport. Vi ricordo anche di iscrivervi perché in questi giorni usciranno un sacco di video a tema motori. Come detto prima, uscirà un video al giorno, quindi non volete perdervelo e vedrete un sacco di novità nelle prossime settimane. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ma ora iniziamo subito analizzando ogni coppia di piloti in Formula 1 del 2023. Echoed through the ages, Formula One's past shapes its future. Forged in a fight for superiority and supremacy. Partiamo con la Williams, che a mio avviso ha la coppia peggiore di piloti in griglia. Per carità, Albon quest'anno ha fatto molto bene, arrivando più volte in Q2 con la Williams, battendo sempre la Tifi, non era difficile batterlo. Però sicuramente ha tirato fuori il massimo del potenziale della Williams Albon quest'anno, soprattutto in qualifica ma anche in gara. L'ho sempre criticato perché secondo me Albon non è troppo aggressivo nei sorpassi, però comunque un buon pilota. Allontanarsi dalla sfera Red Bull gli ha fatto sicuramente bene, ed è un pilota che merita la Formula 1. Dall'altra parte abbiamo visto la scommessa di Sargeant, che è un pilota americano, quindi fa bene al Circus e l'ha voluto strettamente Liberty Media per il pubblico americano. Sargeant non ha fatto male in Formula 2, comunque arrivando quarto quest'anno, conquistando qualche vittoria. Sargeant messo in Williams mi sembra più una mossa di marketing per la Formula 1 più che per il talento in sé. Andiamo avanti col nono posto, dove troviamo l'Alfa Tauri con la coppia De Vries e Tsunoda. Su De Vries sapete la stima che ho per quel pilota, secondo me è un grandissimo pilota che non ha avuto la possibilità di debuttare prima in Formula 1. Ha vinto il titolo nel 2019 in Formula 2 con il team Art, nel 2020-2021 ha vinto il titolo con Mercedes in Formula E. È un pilota che secondo me ha dimostrato tanto durante la sua carriera e anche a una certa età, perché comunque non è il giovincello che ti arriva che ha 20 anni. Penso che un po' gli sponsor e un po' anche una situazione sfortunata in mancanza di posti in Formula 1 non gli abbia dato la possibilità di debuttare prima, ma De Vries è un pilota da Formula 1, è un pilota che potenzialmente potrebbe anche lottare per le vittorie e forse anche per il titolo. Lo metto sicuramente al livello di Norris, De Vries, e vedendo anche il debutto che ha fatto a Monza con la Williams mi aspetto molto dalla sua stagione 2023 in Alfa Tauri. Dall'altra parte abbiamo Tsunoda, che ha fatto un'altra stagione deludente nel 2022, solamente 4 volte a punti. La macchina sicuramente non l'ha aiutato, però lui rimane un pilota troppo istintivo, sicuramente migliorato sull'aspetto dei team radio, però comunque non è quel pilota su cui puoi affidare il team. E una cosa da non sottovalutare è che in Alfa Tauri non hanno un pilota di esperienza, e questo è importante per lo sviluppo. All'ottavo posto mettiamo la coppia di piloti di Alfa Romeo con Bottas e Joe. Bottas nella prima parte di stagione non ha fatto male, anche perché l'Alfa Romeo andava molto forte all'inizio stagione, poi dopo con gli sviluppi ha faticato a portarne nuovi in pista, e anche Bottas ha faticato di performance. Comunque Bottas garantiva una buona performance soprattutto in qualifica, in gara si faceva sorpassare troppo come succedeva anche in Mercedes, e Bottas lo conosciamo, è un gran pilota molto veloce, ma non è un pilota da bagarre, da corpo a corpo. Dall'altra parte abbiamo un Joe che ha comunque fatto una stagione molto buona da rookie, finendo 3 volte a punti. Deve migliorare un po' in qualifica perché comunque in gara è abbastanza veloce, e Joe ha messo in difficoltà più volte Bottas durante la stagione. Mi aspetto molto da Joe che può fare quel salto in più di qualità, essendo la sua seconda stagione in Formula 1, non più rookie, e quindi mi aspetto molto dal pilota cinese. Al settimo posto mettiamo la coppia di piloti di Haas con Magnussen e Hülkenberg. È una coppia molto solida per il 2023, che potrà garantire tanti punti. Secondo me la costanza durante la stagione e il portare a casa sempre il risultato potrà essere, diciamo, il marchio di fabbrica di Haas dell'anno prossimo, avendo Magnussen che quest'anno ha fatto una grandissima stagione battendo nettamente Mick Schumacher, e dall'altra parte avrà Hülkenberg che hanno avuto qualche
anche di sguido in passato. Ci ricordiamo quell'iconica discussione tra Magnussen e Hülkenberg, sono andati a quel paese entrambi dopo Ungheria 2017. E come ha detto anche Haas, puntano a una coppia di piloti più solida, perché quest'anno Mika ha fatto troppi incidenti, troppi soldi buttati via nel budget cap, quindi Haas ha avuto troppi pochi soldi da investire nello sviluppo e anche troppi risultati persi e che incidono poi nella classifica costruttori. Quindi mi aspetto molto da Haas, forse potrebbe fare anche meglio di Aston Martin. Al sesto posto appunto mettiamo Aston Martin con la coppia Alonso-Stroll. Mi aspetto molto da Alonso in Aston Martin, che possa tirare fuori il massimo dalla vettura. L'unica incognita che ho è che se magari Aston Martin non farà una buona macchina e se Alonso si ritrova a lottare nelle ultime posizioni in griglia, potrebbe perdere di motivazione e ritrovarsi quello scenario di McLaren 2015, che se vi ricordate Alonso si continuava a lamentare del motore GP2 engine, della macchina in sé, e non riusciva a tirar fuori la miglior parte di Alonso. Alonso va bene, è 2 volte campione del mondo, quindi darà sempre il massimo. Dall'altra parte Stroll deve migliorare, perché quest'anno ha fatto troppi errori. Ci ricordiamo l'errore con Alonso fatto a Austin, dove hanno rischiato grosso lì. Ma in generale fa delle mosse molto al limite. Stroll è molto bravo sul bagnato, ma sull'asciutto è un pericolo in pista. Speriamo riuscirà a migliorare, anche se non credo. Al quinto posto metto Alpine con Ocon e Gasly. Due piloti che sulla carta sono molto forti, ma sono due galli in un pollaio. Entrambi hanno fatto da prima guida negli scorsi team, Gasly in Alfa Tauri, ed entrambi vorranno fare da prima guida in Alpine, e questo potrebbe essere un problema, perché da una parte Ocon dice mi sono liberato di Alonso, adesso sono io il primo pilota, ci sono io qui da più tempo. Dall'altra parte abbiamo Gasly, che ha sempre fatto il primo pilota in Alfa Tauri, e arriva e o si dovrà adattare da secondo pilota o Alpine tratterà alla pari i due piloti, altrimenti ci sarà da discutere. Ocon è migliorato tanto, soprattutto nell'ultima stagione ha fatto un gran salto di qualità, è molto bravo nel difendersi, l'ha dimostrato più volte, riesce a tenere un ritmo molto buono in gara e questa è una sua qualità. Dall'altra parte Gasly invece è molto forte in qualifica, in gara lo è anche nei sorpassi, ma non riesce a tenere un ritmo troppo costante. Quindi sotto questo punto di vista sono due piloti un po' opposti. Mi aspetto molto a loro, se non discuteranno riusciranno a fare un gran lavoro, e se Alpine riuscirà a fare una macchina ancora forte nel midfield, entrambi potranno portare a casa tanti punti. Al quarto posto metto la coppia di piloti di McLaren con Norris e Piastri. E se vogliamo, questa coppia di piloti potrebbe meritarsi anche il secondo posto, perché Norris e Piastri sono due piloti con estremo talento. E se vogliamo, questa coppia di piloti potrebbe meritarsi anche qualche posizione in più in questa classifica, perché a livello di talento Norris e Piastri sono due piloti molto molto forti, molto talentuosi. Norris ha dimostrato in questi anni il suo talento in pista, battendo nettamente Ricciardo, che comunque non è l'ultimo scappato di casa, mettendo in difficoltà anche Sainz allora in McLaren nel 2019-2020. E Norris sarà la prima guida in McLaren, mi aspetto tanto da lui, dovrà cercare di reggere il confronto con un compagno in squadra molto forte. Piastri è probabilmente il miglior rookie che avremo l'anno prossimo nel 2023, ha vinto la Formula 2, ha vinto la Formula 3, doveva già debuttare in Formula 1, ma Alpine non aveva posti disponibili per dare un sedile a Piastri. Purtroppo questo fa parte della Formula 1 moderna, vedere un pilota come Piastri fuori dalla griglia davvero mi fa rabbrividire, pilota di estremo talento. Secondo me Piastri metterà molto in difficoltà Norris l'anno prossimo e riuscirà a portare a casa tanti punti. Andiamo avanti al terzo posto, metto la coppia piloti Red Bull con Verstappen e Perez. Li metto terzi perché se andiamo a fare un bilanciamento tra i due piloti, secondo me Verstappen e Perez sono leggermente indietro rispetto a Leclerc-Sainz, ma davvero di poco. Penso che vabbè, Verstappen sia il favorito per vincere il titolo nel 2023, Red Bull sta preparando il progetto, sì hanno la penalità, però sono i primi della classe, partono già da un livello di macchina molto alto. Quest'anno non ha sbagliato praticamente nulla Verstappen, quindi nel 2023 mi aspetto un anno fotocopia del 2022 per Verstappen. Ovviamente dipenderà anche dalle prestazioni della monoposto. Su Perez mi aspetto un po' di più, perché comunque c'ha la pressione di avere Ricciardo come terzo pilota, sa che può rischiare il suo posto, quindi deve far bene. Per Perez mi aspetto una stagione o molto buona o molto negativa, quindi dovrà dimostrare il suo potenziale non solo nei circuiti cittadini dove va sempre bene, ma in tutti i circuiti, e fare il ruolo da scudiero come comunque ha fatto quest'anno. Al secondo posto metto Ferrari con la coppia Leclerc-Sainz. Secondo me nel 2023 Leclerc può migliorare dagli errori del 2022, dagli errori commessi in Francia, Imola, secondo me non li ripeterà nel 2023. Ferrari deve dare al pilota monegasco una macchina per lottare per il titolo. Non ci saranno gerarchie dalla prima gara, ma mi aspetto le gerarchie magari dalla terza, quarta gara, nel caso uno dei due piloti abbia tanti punti di vantaggio sull'altro. Sainz l'ho visto molto motivato per il 2023, non vuole fare la seconda guida, questo è poco ma sicuro. Dipenderà anche molto dal team principal scelto in Ferrari, che potrà decidere se dare una gerarchia nel team
o meno. Una cosa che è richiesta da Sainz è che non deve buttare via punti nel 2023, soprattutto nella prima parte di stagione, perché questo è stato il tallone d'Achille un po' anche di Ferrari nel 2022. Se facciamo una somma di tutti i punti persi da Sainz nella prima parte di stagione, si vede che poi Ferrari ha rischiato all'ultimo di perdere il secondo posto nel campionato costruttori anche a causa sua. Quindi non deve commettere errori Sainz, deve fare il suo e non strafare. Secondo me comunque è una coppia molto forte, Leclerc e Sainz vanno anche molto d'accordo, si rispettano molto come piloti. Mi aspetto quel salto di qualità per Leclerc, deve dimostrare di potersi meritare il titolo e di comportarsi da campione al pari di Verstappen, ora non ci sono scuse. E al primo posto metto la coppia migliore in Formula 1 attualmente, che è Hamilton-Russell in Mercedes. Hamilton-Russell è una coppia che ha un talento che ha dell'incredibile. Nella Formula 1 moderna raramente vediamo una coppia di due piloti così talentuosi. Mi ricordo Hamilton-Rosberg, ma Rosberg non è a livello di Russell secondo me. Ci ricordiamo Hamilton-Alonso agli albori nei McLaren, se vogliamo anche Vettel-Raikkonen in Ferrari. Sono convinto del fatto che questa coppia abbia un talento smisurato. Da una parte abbiamo Hamilton, 7 volte campione del mondo, quest'anno ha dimostrato molto, soprattutto nella seconda parte di stagione. Nella prima parte di stagione è stato un po' sfortunato in molte situazioni, ha dovuto testare molto gli aggiornamenti di Mercedes, la macchina comunque non andava per via del porpoising. Mercedes secondo me nel 2023 farà un progetto di macchina molto buono. Se risolvono i problemi in galleria del vento di resistenza aerodinamica possono lottare per il titolo, questo è poco ma sicuro. Saranno lì con Ferrari e Red Bull per lottare, e Toto Wolff ha dichiarato che non vuole dare team order nel team tra Hamilton e Russell, ma inevitabilmente se Mercedes si troverà a lottare per il titolo dovrà darli nel corso della stagione, non all'inizio ma dopo, vedendo i punti che ogni pilota ha ci saranno anche delle conseguenze. E attenzione che non è scontato che Hamilton sia la prima guida in Mercedes. Russell potrebbe fare un buon lavoro inizio stagione come ha fatto anche quest'anno, essere molto costante, Mr. Consistency, e portare a casa più punti di Hamilton e magari impensierire anche Hamilton come prima guida. Ricordiamo comunque quest'anno l'unica vittoria Mercedes l'ha portata a casa Russell. Hamilton non molla perché Hamilton non mollerà mai fin quando rimarrà in Formula 1. Vediamo che si allena ogni giorno, è dedicato alla sua causa che è quella di vincere l'ottavo titolo e quindi essere il pilota più titolato nella storia della Formula 1. E cosa vogliamo dire di più di questa coppia? È sicuramente la coppia migliore in Formula 1 in questo momento. Sono un po' preoccupato per quando bisognerà dare delle gerarchie tra questi due piloti, perché comunque è difficile dire a un 7 volte campione del mondo di fare il secondo pilota, ed è anche difficile dall'altra parte dire a un talento emergente come Russell devi fare il secondo pilota di Hamilton. Però di una cosa sono certo, che Toto Wolff riuscirà a gestire questa situazione e non incasinarsi. Non ci sarà la stessa situazione di Ferrari, riusciranno a gestirla molto meglio in Mercedes. E quindi quali piloti potranno lottare per il titolo nel 2023? I piloti in questo momento che possono lottare per il titolo sono 4: Hamilton, Russell, Leclerc e Verstappen. Questi 4 sono gli unici che secondo me possono veramente lottare per il titolo dall'inizio alla fine, e hanno sia il talento e possibilmente anche la macchina a disposizione. Quindi speriamo che ci sia una battaglia a 4 dall'inizio alla fine per vincere il titolo, o perlomeno che alla fine lotteranno in 2 per il titolo. Una cosa è certa, sia Ferrari che Mercedes hanno un leggero vantaggio su Red Bull per via della penalità. Red Bull parte comunque da uno step maggiore rispetto a Ferrari e Mercedes, avendo avuto la macchina migliore in questa parte finale del 2022. Mercedes è il top team con più ore a disposizione in galleria del vento. Ferrari sta cambiando molte persone all'interno del team per cercare di essere pronta per lottare per il titolo. Insomma, le novità sono tante e queste sono le mie aspettative sui piloti nel 2023. Sono molto curioso di sapere anche le vostre aspettative e la vostra classifica delle coppie migliori in Formula 1 nel 2023.